Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni di venerdì 30 aprile ed è giorno di vigilia del 1° maggio, festa dei lavoratori a cui vogliamo dedicare quest'ora di trasmissione perché sarà una festa anche quest'anno del tutto particolare, vissuta in una situazione di pandemia, di emergenza sanitaria, di emergenza anche economica, sociale e occupazionale. Di questi temi parleremo nel corso di questa trasmissione con interventi di lavoratori, sindacati, imprenditori, persone che appartengono al mondo della formazione, del sociale, dell'università. Uno spaccato a tutto tondo del mondo del lavoro, con particolare riferimento, ma non soltanto quello all'Abruzzo, perché avremo anche ospiti di rilievo nazionale. Io saluto e ringrazio il mio compagno di viaggio in questa trasmissione, Mimmo D'Alessio, che è il presidente provinciale delle ACLI di Chieti. Buonasera per i nostri telespettatori, ma buongiorno anche per gli ospiti che avremo in collegamento via Zoom e che si alterneranno nel corso della trasmissione. Già ne vediamo alcuni già collegati e poi li faremo intervenire man mano. Parliamo di questo 1° maggio, dicevo per una brevissima introduzione, Mimmo, del tutto particolare, atipico anche per voi che siete sul fronte associativo, non ci saranno manifestazioni di popolo, come purtroppo non è avvenuto nemmeno lo scorso anno, ma ci sarà anche in qualche modo, ecco, questa trasmissione è uno degli strumenti, occasione per riflettere, in particolare sul futuro del lavoro sul nostro territorio, perché questo è uno degli aspetti forse tra i più trascurati in giorni in cui parliamo di tanti altri argomenti emergenziali anch'essi. Il lavoro sarà una priorità che scopriremo purtroppo, penso, anche con molti risvolti negativi quando sarà tutto finito, Mimmo. Beh sì, intanto ringrazio per l'ospitalità e devo fare un chiarimento, io non sono il presidente del provinciale, non lo sono più il presidente provinciale delle ACLI, sono il presidente dei servizi delle ACLI, sono anche un dirigente delle ACLI, del consigliere nazionale. Questo è un anno, come dicevi tu, Carmine, un anno molto particolare, non solo per la pandemia, ma perché questa pandemia ha portato una serie di problematiche che di tipo sociale sicuramente che avranno dei risvolti nel mondo del lavoro. Forse anche molto negativi. Non a caso il Santo Padre ha voluto dedicare quest'anno a San Giuseppe lavoratore e a Cristo lavoratore, perché il Vangelo è pregno di questi simboli che danno al lavoro un ruolo molto, molto importante, determinante per la vita dell'uomo. E noi siamo alla vigilia del 1° maggio, festa del lavoro, e speriamo che sia davvero festa. Speriamo che sia davvero festa. Facevi bene ad accennare al grande significato che ha voluto imprimere a questa data proprio Papa Francesco. E su questo ospitiamo il primo contributo registrato da Antonello Antonelli, il nostro collega giornalista, vicepresidente, qui ho indovinato la Sì, carica perfetto. provinciale delle ACLI di Chieti, dirigente scolastico, insomma una persona di grande cultura, di grande sensibilità, che ci parla proprio del messaggio del Papa. Ascoltiamo volentieri il suo intervento. La scelta di Papa Francesco di dedicare un intero anno alla figura di San Giuseppe è anche una scelta profondamente vicina ai lavoratori. E lo dice lo stesso pontefice nella lettera di indizione di questo anno straordinario, la Patris Corde. San Giuseppe, spiega il Papa, era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento alla sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane e il frutto del proprio lavoro. Quindi San Giuseppe viene indicato proprio ad esempio per la sua dedizione, per la sua laboriosità. San Giuseppe, tra l'altro, non era un semplice falegname. Anche il termine carpentiere che usa il Papa e che traduce forse in maniera un po' semplicistica il greco tecton non danno il significato profondo di questa parola. Il tecton nell'antichità era una sorta di piccolo imprenditore edile. Quindi San Giuseppe non era un semplice falegname, ma qualcuno che aveva una bottega con la quale riusciva a svolgere diversi tipi di lavoro, anche con la pietra, non solo con il legno. Quindi San Giuseppe ha potuto garantire
a Gesù, a Maria, quindi alla Santa Famiglia, anche una vita molto dignitosa, anzi più che dignitosa. E proprio relativamente a questo, Papa Francesco ha voluto sottolineare che in questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un'urgente questione sociale e la disoccupazione raggiungere talora livelli impressionanti, anche in quelle nazioni dove per decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, con rinnovata consapevolezza, comprendere il significato del lavoro che dà dignità e di cui il nostro santo è esemplare patrono. Il Papa si pone sulla scia di quello che è la dottrina sociale della Chiesa, che viene enunciata ormai da 130 anni. Siamo infatti al 130° anniversario della Rerum Novarum, la prima grande enciclica sociale della Chiesa che si occupava di problemi di lavoro, quando questi problemi erano sconosciuti ai più e venivano solamente identificati con il credo socialista. Ebbene, la Chiesa da 130 anni mette in primo piano la dignità dei lavoratori e la necessità dello Stato di essere vicino ai lavoratori e promuovere leggi che siano favorevoli ad essi e che possibilmente migliorino il dialogo fra gli imprenditori, fra i datori di lavoro e i lavoratori. Questo dunque è il messaggio forte e chiaro che giunge da Papa Francesco nella interpretazione, nella lettura che ne ha dato il bravissimo Antonello Antonelli. Abbiamo voluto fare questa introduzione, ora entriamo nel cuore dei temi riguardanti il lavoro in Abruzzo, ospitando in questa prima parte di trasmissione una serie di esperienze e di punti di vista molto autorevoli da parte di imprenditori, di chi insomma in prima persona coglie i cambiamenti che quest'ultimo anno ha prodotto nella offerta, nella domanda di lavoro. Il primo contributo che ospitiamo è quello di uno dei imprenditori più importanti di questa regione, con una proiezione nazionale ormai consolidata da anni, ed è Ennio Barbarossa, imprenditore, patron dell'Acqua e Sapone, che io ringrazio e saluto, abbiamo in collegamento via Zoom, e che insomma rappresenta una di quelle realtà che non si sono mai fermate, per fortuna, una di quelle realtà che ha fornito servizi essenziali alla persona anche nei momenti di lockdown più stretto, quindi non ha attraversato dal punto di vista della propria azienda un periodo di difficoltà, ma le difficoltà sono state tante, quelle che lui ha potuto percepire nel mondo del lavoro in generale. Quindi la sua esperienza mi sembra molto interessante da condividere con i nostri telespettatori. Allora, un caro saluto e insomma ci parli di quest'anno, Barbarossa. Ci siamo trovati tutti l'anno scorso, intorno a fine febbraio, un momento di sbandamento totale. Dal primo cittadino all'ultimo cittadino, nel senso dal cittadino che aveva più responsabilità all'imprenditore, al mondo politico, a tutti, ci siamo trovati in una situazione che non conoscevamo e quindi non si capiva bene, molto bene, qual era il sistema per andare avanti, perché veramente abbiamo vissuto un momento brutto, brutto, brutto. Avere sulle spalle migliaia di persone, di lavoratori, che tutti i giorni ci dovevamo inventare e capire che cosa doveva fare, stare aperti, stare chiusi, è stato veramente un dramma. Era una lotta a vedere i DPCM che arrivavano pure all'1 di notte, domani siamo aperti, siamo chiusi, messaggi la notte, eccetera. Devo dire che noi siamo, in tutto questo, siamo stati pure fortunati, perché siamo fra quelle categorie che siamo rimasti aperti e quindi abbiamo potuto lavorare in una situazione particolare, però abbiamo lavorato almeno, chiusi, aperti, sabato, eccetera, però in qualche modo vendendo i prodotti di prima necessità, questo ci ha permesso di essere fra quelli che
Fra quelli, scusate, non avevo messo il telefono, non avevo tolto il telefono. Fra quelli che sono rimasti in campo, e perciò questa è stata una fatica immane, perché avere oltre 2600 persone e non sapere a mezzanotte, all'una, se il negozio deve aprire o stare aperto o chiuso il giorno dopo, veramente è stata una grande fatica. Poi, avendo i negozi al fronte, perché Brescia e Bergamo c'è stato il fronte, lì c'è stata una cosa pazzesca, era proprio veramente una guerra, i morti a decine li scaricavano, e il personale nostro aveva paura di andare a lavorare. Io sono stato molto vicino con dei video, delle cose per sostenerli. Ci siamo muniti di un protocollo molto molto rigido che loro hanno attuato alla perfezione, tanto che noi nel momento più difficile per il nord, che è stato l'anno scorso a marzo, non abbiamo avuto nemmeno un caso di Covid. Le posso fare una domanda? Siamo stati attenti e fortunati. Le posso fare una domanda proprio su questo, sì. Barbarossa, poi ce n'è un'altra che la vuole fare D'Alessio, prima di salutarci. Adesso, nella campagna vaccinale, tenuto conto che le sue, appunto, migliaia di dipendenti sono, così come i lavoratori, io penso, dei supermercati, dei centri commerciali, sono quelli ancora più esposti e hanno tutti, insomma, più o meno una giovane età, non sarebbe il caso lanciare una campagna perché siano tra i primi a vaccinarsi una volta che siano salvaguardate le fasce di età? Sarebbe molto interessante, e noi siamo disponibili a pagarli noi i vaccini e a poterlo fare. Però noi quello che abbiamo potuto fare, tutti i venerdì noi in azienda facciamo il tampone a tutti sempre, e quindi almeno, e non abbiamo trovato nemmeno un caso. Qualche caso c'è stato in azienda, però riportato ai ragazzi dalle scuole. Qualcuno, abbiamo avuto qualche caso qui, però non l'hanno preso qui in azienda, l'hanno preso dai figli tornati alle scuole. Grazie, Mimmo D'Alessio. Ma io volevo chiedere all'amico Ennio, che conosco tra l'altro, vorrei fare questo tipo di domanda. So che l'azienda nel 2020 non ha mantenuto non è andata in passiva, è andata addirittura anche in attivo. Questa politica è dovuta, questo è successo perché avete fatto la gente si è lavata più le mani, oppure perché avete fatto una politica di non far lievitare i prezzi sui prodotti di essenziali, per esempio le mascherine, le mucchine e tutte quelle cose che sono servite improvvisamente alle persone? È una bellissima domanda. Io rispondo così, che in un momento, quando c'è un mare in burrasca, un mare grosso, bisogna navigare sulle onde, bisogna stare attenti, come vanno le onde devi andare. Noi nel settore dei trucchi, del make up, delle creme, le donne non se lo sono messe, se lo sono messe di meno, però siamo stati attenti a vendere i prodotti che poi hanno fatto benissimo sul mercato, perché noi abbiamo venduto le mascherine a 0,20, abbiamo venduto perché le mascherine all'inizio costavano molto di più, dico le mascherine igienizzanti, sanificanti. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere, faccio un nome, l'amicizia con Nicola D'Auria. Nicola D'Auria ha fornito il nostro imbottigliatore di alcol, non ci ha fatto mancare l'alcol nella maniera più assoluta, e siamo stati fra gli unici a avere l'alcol in Italia. Benissimo, e questo va dato a merito di due aziende abruzzesi che, insomma, hanno avuto anche un ruolo sociale in questo periodo. Grazie Barbarossa. Noi andiamo a sentire un'altra testimonianza importante che viene dal mondo del food. Nicola Genobile, che dovremmo avere in collegamento Zoom. Purtroppo c'è stata una permanente crisi, dico permanente perché è attualissima, crisi della banchettistica. Voi vi siete in qualche modo dovuti riconvertire, in particolare col catering, ma non è stato un processo immediato, anche se voi siete organizzatissimi. Insomma, quali sono state le reazioni nel momento in cui c'è stato il lockdown, e soprattutto in quanto tempo siete riusciti poi a riorganizzarvi, Genobile? Buongiorno a lei e buonasera ai nostri telespettatori, naturalmente. Buongiorno a tutti e grazie. Ah sì, mi dà la possibilità di parlare e di spiegare un po' quello che è successo anche a noi. Come diceva Ennio, per noi è stato, ci è caduto addosso un macigno,
Ecco, in un'azienda dove c'è il ricambio generazionale sono stato fortunato, dei figli bravissimi che hanno subito insieme a me, ci siamo subito attivati per cercare di fare la fornitura ai clienti a casa. E non dico di essere stata la prima azienda, ma forse tra le prime, tant'è che abbiamo subito creato un'app ed è stata un'idea meravigliosa e questo ci ha consentito di galleggiare. Il lavoro è cresciuto in un modo irrazionale proprio e siamo riusciti a tamponare il momento. Chiaramente, come dice lei, il problema del catering ce lo siamo ritrovati addosso come macigno, come dicevo prima. È stata un po' la parte più difficile. Il catering perché abbiamo lavorato solo agosto un pochettino, però nel momento della difficoltà, ecco, ci vuole un po' di intuizione, un po' di fortuna, di bravura, non lo so. Avendo avuto noi, essendo di Torrevecchia, la non possibilità di operare su Pescara, abbiamo creato un punto vendita, la nostra prima bottega a Genobile a Pescara, proprio per avere un contatto diretto con la città. E questa è stata l'idea eccezionale, oltre l'app che abbiamo creato per la fornitura. Questo negozio ci dava la possibilità di preparare le merci qui a Torrevecchia, nella nostra storica sede, e portarle direttamente a Pescara. E questa è stata una soluzione veramente ottimale. Questo ha consentito di non mettere il nostro personale in cassa integrazione. Abbiamo fatto lavorare tutti, chiaramente, come diceva Ennio Barbarossa, con un protocollo attento, rigoroso e rigido. Nella mia azienda, grazie a Dio, non c'è stato un caso di Covid e questo ci ha consentito di andare avanti. Per quanto riguarda il catering, chiaramente siamo stati bloccati completamente. Ora speriamo che con queste nuove normative, a maggio penso che qualcosa si muoverà perché il settore più in difficoltà in questo momento è quello turistico alberghiero e anche quello della banchettistica, matrimoni. Noi abbiamo tante ordinazioni, gente che ci chiamano tutti i giorni. Allora che facciamo a giugno? Noi non sappiamo cosa rispondere. Speriamo che in un prossimo decreto si vada a chiarire anche la possibilità di svolgere tutte le comunioni, matrimoni, compleanni. La gente, vi posso dire, e questo è un messaggio di fiducia. La gente ha voglia di ripartire, la gente ha voglia di fare festa, la gente ha voglia di divertirsi. E questa è la cosa che a me fa sperare in una ottima ripresa per il futuro. Secondo lei quanti posti di lavoro si sono persi intanto e quanti se ne potranno recuperare? Quanti invece sono irrimediabilmente persi in questo settore di imprenditori e lavoratori che hanno gettato la spugna in questo anno? Allora, io sono meno pessimista, faccio un ragionamento diverso. Chi perderà veramente da questa pandemia, da questa terribile cosa che ci ha colpito, sono le aziende sicuramente, che perderanno posti di lavoro, però è brutto dire, morte tua, vita mia, no? È un vecchio proverbio, che significa? Che se ci stavano 100 bar, ne chiuderanno 30 e poverini veramente chi chiuderà, però poi rinasceranno. Allora i posti di lavoro sarà un momento transitorio, sarà un momento dove qualcuno rischia in questa fase. Però piano piano sono convinto che quei servizi vanno dati e le persone andranno sicuramente a ricoprire quei ruoli. Per il momento è un po' dura la situazione. Chi soffre veramente, ve lo dico perché io ho tanti colleghi, sono proprio queste aziende artigianali, la ristorazione, i bar, stanno veramente in E grosse, soprattutto grosse. anche i loro fornitori, suppongo. Sì, perché poi la catena, no? È tutta la Certo, catena collegata e la cosa si ripercuote su certo. tutti. Certo. Io la ringrazio, Genobile, è una testimonianza che però ci ha voluto dare una luce di ottimismo sul futuro, come la luce che lei ha alle sue spalle, ricordando che siamo in mattinata a registrare questa trasmissione, ma diamo comunque la buonasera ai nostri telespettatori, così come lo farà Franco Falcone, che abbiamo in collegamento Zoom a sua volta, titolare di un'azienda, anche questa, il settore food in grande crescita, in grande escalation, che però insomma ogni tanto deve fare i conti anche con la burocrazia e quella non si ferma mai, nemmeno per la pandemia. Allora, vogliamo parlare dei suoi progetti e anche di come certe volte ci si scontra contro un muro di gomma quando si vuole anche ampliare la propria impresa. Falcone, ci racconti la sua storia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la pandemia, come a tutte le varie aziende, ha dato problema anche a noi, anche perché c'era molta confusione, non si sapeva se l'indomani si riapriva o meno.
ci ha aumentato il lavoro in un modo notevolissimo all'estero, abbiamo triplicato il lavoro estero, non ci siamo fermati un giorno senza produrre per l'estero. Ci stavamo innovando su prodotti nuovi in alternativa dei bar richiusi e quant'altro. Solo che abbiamo, in Italia esiste ancora la grande burocrazia, no? Basti pensare che in una delle mie aziende, che ne abbiamo due di aziende, una dolciaria dei biscotti e un'altra dove facciamo le base pizze e focacce, e dove siamo presenti all'estero in Italia. 9 mesi fa abbiamo fatto una richiesta all'Enel per un aumento di energia elettrica. Dovevamo dare dei forni nuovi, attrezzature nuove, eccetera. Ad oggi, dopo 9 mesi, l'Enel non ancora ci dà questa benedetta corrente. Pensando che noi siamo ubicati in una zona industriale, non è che noi siamo in aperta campagna o meno, zona industriale, eccetera. È 9 mesi che aspettiamo questi signori che ci danno questa benedetta corrente. Con la premessa che abbiamo perso delle commesse estero, con la premessa che potevamo assumere altri dipendenti, dopo che questi qua di politici vengono a dire che bisogna incentivare l'occupazione dei giovani e l'occupazione femminile, dopodiché ci mettono il bastone tra le ruote, non ci danno i servizi, non ci danno. Allora praticamente noi siamo scoraggiati, questo purtroppo è uno dei, altrimenti noi lavoriamo, abbiamo più di 100 dipendenti, problema non ne abbiamo, tutto qui. Bene, una domanda voleva fare Mimmo. Ma io so che Franco Falcone, che è un imprenditore, lo ha detto, che lavora soprattutto all'estero più che in Italia, oltre che in Italia, è quasi un paladino della battaglia contro la burocrazia, io ci ho parlato tante volte, e lui si spiega che probabilmente l'economia italiana potrebbe avere davvero un salto positivo se si riuscisse ad abbattere una serie di barriere burocratiche. Per esempio anche sui controlli, che molto spesso sentivo Falcone che dice questi controlli arrivano continuamente e in modo ripetitivo da più organismi. Dico bene, Franco? Beh, mo con la con la pandemia di controlli ne abbiamo avuto un po' di meno in questo periodo. Ma altrimenti siamo super controllati, ma che devo dire, per la medesima cosa abbiamo 4-5 enti che ci vengono a controllare, insomma, per cui diventa apatico spesso, insomma, ecco. Vediamo che succede. C'è una riforma anche della burocrazia, esatto, quindi aspettiamo questo recovery plan, se ci darà qualche... Ma dalla noi in Italia abbiamo 3 grandi tumori: la burocrazia, la giustizia e questi politici incapaci. Allora le voglio chiedere, ma Draghi ce la farà a superare questi tumori? Draghi sì, soltanto che c'ha tante spine attorno che non lo so. Draghi per me è il top. Noi poi abbiamo dei politici, insomma, uno che mi amministra a me, una persona che non ha mai lavorato in vita sua. Ma dice, ma scherzato. Vabbè. Lei senza peli sulla lingua, davvero. È un imprenditore. Allora, domani, possiamo fare gli auguri a questa persona, Falcone, per la festa dei lavoratori. Io ho 68 anni, opero autonomamente da quando ne avevo 17, e prima dei 17 anni io e Ennio Barbarossa, che è lì presente, facevamo i camerieri al promenade. È una vita che lavoriamo, per cui sappiamo che significa lavorare e che significa amministrare le aziende. Mi è vero Pingo Pallini, che non ha mai fatto. E ci siete riusciti bene. Questo è un grande problema, purtroppo. Grazie Falcone. Grazie Falcone, noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco torneremo in studio con altri interventi. Allora, siamo tornati in studio, un altro contributo dal mondo imprenditoriale, peraltro è stato già evocato da Ennio Barbarossa, perché come imprenditore che ha messo a disposizione anche i propri prodotti per tutta Italia in un momento di difficile comprensione anche delle esigenze della popolazione, Nicola Lauria, che abbiamo in collegamento Zoom, imprenditore appunto del mondo della distillazione, della produzione di vino, presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, e che in questa però trasmissione
chiamiamo a rappresentare un po' anche il settore agricolo, i lavoratori dell'agricoltura, perché di lavoro parliamo oggi, parliamo di lavoro in un contesto che non si è però mai fermato, quello agricolo, dal momento del lockdown. Eppure ci sono tante sofferenze e preoccupazioni anche in questo campo. Parlavamo per esempio del problema dei fornitori, della ristorazione, insomma tante anche aziende agroalimentari che hanno difficoltà, hanno avuto e continuano ad avere difficoltà. Ecco, dal punto di vista occupazionale, Dauria, qual è il polso oggi nel suo settore alla vigilia del 1° maggio 2021? Ma io dico che, direttore, tanto vi ringrazio per l'invito, dico che il mondo agricolo non si è mai fermato e non si ferma, perché è come la vita nostra, quindi la vigna o che sia qualsiasi altro prodotto agricolo va avanti e quindi ha bisogno di essere coltivato e coltivato con tanto amore e con tanta cura. Oggi il mondo agricolo rispecchia un po' particolare, perché purtroppo le nostre nuove e future generazioni, anche se ci sono aiuti che vanno, aiuti diciamo importanti anche da parte della comunità europea per incentivare il ringiovanimento da parte delle nuove generazioni verso questo mondo agricolo, qualcuno ci si sta avvicinando, ma è chiaro che è molto a rilento. Quindi diciamo che abbiamo bisogno di forza lavoro, che spesso si ricorre anche a forza lavoro di persone straniere. Questo dobbiamo ammettere con verità, e questo chiaramente è un problema. Come un problema è anche le vendite dei prodotti, perché il vino in questo anno di lockdown stranamente si è venduto anche abbastanza bene, ma chi ha venduto le grosse strutture che sono presenti sulla grande e media distribuzione, perché chi sono quelle che le piccole e medie aziende che invece vendono sull'Horeca, chiaramente è un problema, perché purtroppo i ristoranti, i bar e tutto quello che è il settore dove c'è largo consumo di prodotto, ma soprattutto prodotto di grande qualità, sono stati chiusi, e quindi questo ci ha messo un bel po' in sofferenza. Allora, le faccio una domanda da presidente del Movimento Turismo del Vino, presidente nazionale. Qual è il suo sogno a più breve scadenza, proprio per un comparto, quello turistico, che ha pagato, come diceva, un carissimo prezzo al lockdown? Festeggiare magari, purtroppo questo sarebbe già stato il periodo, cantine aperte già nel 2021, magari d'estate. Ci vuole dare una sua previsione, un suo incoraggiamento? Non so se già state lavorando per fare qualcosa, per dare il segno di un enoturismo che riparte. Ma io dico che noi come Movimento Turismo del Vino abbiamo voluto già dare un segnale, infatti siamo già usciti a marzo dicendo che siamo usciti con un nuovo motto, un nuovo marchio, che è quello di andare a scoprire in vigna la storia, quindi non andare in cantina a vedere il vino, ma andare in vigna per vedere da dove proviene il vino. Quindi abbiamo lanciato Vigneti Aperti, che è un cappello grande che abbraccia un evento che può partire, già è partito già da marzo, per le regioni chiaramente dove il colore ci permetteva di poter aprire, fino ad arrivare a novembre. Il calendario prevede cantine aperte, sì certo, la data di cantine aperte dell'ultimo weekend di maggio per noi ormai è una data che non si tocca, è nostro, è del Movimento Turismo del Vino, e se non possiamo fare eventi al chiuso lo faremo all'aperto. Quindi il sogno è chiaro che nel cassetto, ma per noi tutti, per tutto il comparto, credo che la ripartenza va attraverso l'enoturismo che è un qualcosa, perché non è solo turismo del vino ma anche gastronomia, quindi il lancio dei nostri territori. Stiamo lavorando su questa attività qua già da qualche mese, speriamo che le persone hanno voglia di uscire, ma tanta, quindi stiamo avendo prenotazioni per già da questo weekend, e nei prossimi un po' le cantine si stanno aprendo, ovviamente con quelle che sono le prescrizioni di fare visite all'aperto e degustazione all'aperto. Bene, quindi, grazie. Ben venga questa attività. Grazie, grazie Dauria. Noi adesso torniamo su un tema che abbiamo sviluppato all'inizio della trasmissione con un bellissimo contributo filmato, che è quello che ci viene proposto da Lanfranco Norcini Pala, che io vorrei far introdurre da Mimmo D'Alessio, perché ha un rapporto molto stretto con la storia delle Acli. Beh sì, Lanfranco Norcini Pala è un giornalista, è un dirigente delle Acli, ed è uno storico delle Acli, e nel suo archivio siamo riusciti a
trovare una chicca che è di San Giuseppe Lavoratore o Cristo Lavoratore. C'è un filmato che ce lo può spiegare un po' meglio. Ma lo vediamo insieme allora. Le aspettative degli eclisti sull'istituzione del primo maggio cristiano sono in verità diverse. Le acli vorrebbero la consacrazione del primo maggio a Gesù Divino Lavoratore. Il Sant'Uffizio impedisce l'assegnazione per evitare strumentalizzazioni classiste. E sì che molti parroci eclisti, in previsione dell'evento, hanno già intitolato nuove chiese a Cristo Divino Lavoratore. Ancora oggi le troviamo in tutta Italia. Le acli tentano ancora di avere un Cristo Lavoratore l'anno successivo, il 1956, in occasione della festa del primo maggio internazionale dei lavoratori. Monsignor Montini, divenuto nel frattempo arcivescovo di Milano, benedice la statua del Gesù Divino Lavoratore, alta 1,35 m in bronzo dorato, realizzata da Enrico Nel Bruning, e segna così un momento decisivo per la diffusione mediatica del soggetto iconografico di Gesù Lavoratore. La statua parte da Piazza Duomo in elicottero per arrivare poi sul sagrato della Basilica di San Pietro, accolta proprio da Pio XII alla finestra del suo appartamento. Ed ecco apparire la sagoma dell'elicottero che reca a bordo la bronzea ieratica immagine del Cristo Lavoratore che gli eclisti hanno voluto in questa solenne occasione donare al Papa per la chiesa eretta per l'80° compleanno del successore di Pietro. La soave immagine del Redentore viene sistemata sull'elicottero e attraverso le vie del cielo giungerà sino al massimo tempio della cristianità. L'entusiasmo della folla, salutato dal festoso sventolio di migliaia di fazzoletti, stendardi, cartelli, con sicura manovra il piccolo vascello si solleva in alto, sempre più in alto. L'inclemenza di questa bizzarra primavera non è valsa certo a trattenere il popolo romano che si è dato convegno in piazza San Pietro. In queste lunghe ore d'attesa si è trepidato per il velivolo che ha dovuto affrontare gravi difficoltà atmosferiche. Ed ora, rorido di pioggia, col suo mistico bagaglio, va a poggiarsi sicuro sul ripiano che conclude la meravigliosa scalinata del Tempio. Un gruppo di eclisti solleva a braccia il simulacro di colui che, fattosi uomo tra gli uomini, volle nascere nel seno di un'umile famiglia di operai e affidò ad altri lavoratori l'universale diffusione del suo meraviglioso messaggio. La bronzea mole a coloro che la sorreggono appare più lieve di una piuma. Il rasserenante sguardo del divino lavoratore pare abbracciare misericordioso la folla osannante. L'immagine della statua trasportata dall'elicottero sarà talmente suggestiva da ispirare anche una sequenza del film La dolce vita di Federico Fellini. Il 23 maggio 2015, nel corso dell'incontro in aula Nervi con Papa Francesco, accanto al pontefice è stata posta quella che le acli hanno ricordato e definitivamente indicato come statua di Cristo Lavoratore. Questa è la ricostruzione molto precisa, molto puntuale, anche con quella scena che è nella storia del cinema internazionale. Io volevo coinvolgere su questo tema proprio Padre Emiliano Antenucci, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano, che salutiamo e ringraziamo, proprio per darci qualche ulteriore stimolo e qualche considerazione ulteriore da sottoporre
alla nostra attenzione circa il ruolo di queste due figure nei Vangeli, quella di San Giuseppe il lavoratore e di Cristo il lavoratore, anche l'attualità dell'importanza che hanno per allora e anche soprattutto per l'oggi, Padre Emiliano. Ma io mi fermerei su un termine, preparazione, perché tutta la vita di Gesù è stata questa vita di Nazareth e vissuto con Giuseppe. Quindi Gesù 30 anni che cosa ha fatto? Ha fatto tavoli, certo, tavoli da Dio, però ha fatto tavoli per 30 anni, quindi ha lavorato alla bottega di Giuseppe nella vita di Nazareth, che è una vita di silenzio, solitudine, nascondimento. Ecco, io provo profonda ammirazione per gli amici Franco Falcone e Ennio Barbarossa, che veramente hanno iniziato dalla cavetta, perché tutte le grandi cose che uno può fare nella vita hanno un denominatore comune, e sono il silenzio, il sacrificio e la sofferenza. Sono le tre S che fanno grandi le persone. Quindi, ecco, profonda ammirazione, perché hanno iniziato tutte e due facendo i camerieri, poi il supermercato e poi adesso sono diventati grandi imprenditori. E anche a me dà un po' di rabbia quando vedo delle persone incompetenti al loro posto, perché nella vita c'è bisogno di umiltà, di coraggio e di competenza. Sono le tre cose fondamentali. E Gesù, ecco, per 30 anni ha fatto questo, insieme a questo grandissimo esempio che è San Giuseppe, che è il gigante del silenzio, che è stato sempre a fianco al Signore e ha insegnato senza parlare le cose essenziali della vita. Che cosa si sente di dire, Padre Emiliano, alle famiglie che soffrono la preoccupazione di poter perdere posti di lavoro e anche il reddito, anche una posizione sociale al termine di questa ondata pandemica, perché tutti temono che poi, quando finirà il blocco dei licenziamenti, quando non sarà più possibile sostenere l'economia con misure tampone, poi ci sia la dura realtà dell'impatto con la crisi occupazionale? Ma due cose fondamentalmente. La prima è che tutti parlano di Covid, ma ci siamo dimenticati un po' di tutte le altre malattie. C'è gente adesso che muore di malattie cardiopatiche, di tumori, ma tanta gente muore di solitudine, di mancanza di amore, di relazioni. Io ogni giorno incontro tantissime persone. L'altro giorno è venuto un ragazzo che faceva il cameriere e la sera prima si era tagliato le vene, e tante altre problematiche. Quindi siamo tutti un po' malati di solitudine, di mancanza di lavoro, mancanza alle volte di futuro, di speranza, mancanza di Dio, e dobbiamo uscire da questa crisi migliori, come ci dice il Papa. È vero che stiamo tutti sulla stessa barca, ma come prima Nicola ci ha ricordato e anche Franco, il vero marinaio, ecco, si riconosce nella tempesta. Nella tempesta aumenta i muscoli per andare avanti con la sua barca. E poi la crisi, questa è una parola che dal greco crisi significa crescita. Quindi dopo le carestie, dopo le pestilenze, pensiamo al dopoguerra. Io qui vivo ad Avezzano e ho letto la storia del terremoto, e dopo il terremoto di Avezzano, ma pensiamo al terremoto dell'Aquila, ma pure a tutte le carestie e le pestilenze che ci sono state nella storia. C'è sempre questa resilienza, questa capacità di rialzarsi che il Signore ha messo dentro a ciascuno di noi. Quindi è vero che c'è la crisi, c'è tanta sofferenza, ma c'è anche tanta voglia di rinascere. Un esempio: una settimana fa, parlando con un mio amico imprenditore, voi pensate, mi dice: Padre Emiliano, io sono un pazzo. Io dico: perché? Perché ha detto: non ho licenziato nessuno, addirittura ho fatto un investimento su un nuovo prodotto, mi sono inventato un nuovo dolce che adesso ho tantissime richieste dall'estero. Ha detto: dimmi che sono pazzo. Quindi questo periodo di crisi da una parte può sviluppare, e non ci dobbiamo veramente scoraggiare, soprattutto disperare, lo scoraggiamento e la disperazione, ma da una parte la crisi può anche riaccendere la creatività e fare anche nuove cose.
Grazie, grazie Padre Emiliano. Naturalmente tra le categorie più colpite dalla pandemia, ma anche dalle difficoltà e dalle preoccupazioni relative a un lavoro o già perso per chi ha impresa o che si rischia di perdere essendo lavoratrice dipendente, in questo caso è il mondo femminile. Ecco, uno spaccato sulla situazione occupazionale femminile in Abruzzo, io lo chiedo a Annalisa Sdrubolini, che è collegata con noi, che è la coordinatrice regionale delle donne delle ACLI. Ecco, ci può raccontare un attimo qual è l'osservatorio che lei ha di fronte alla vigilia di questo primo maggio per quel che riguarda le donne? Buonasera a tutti. Rimettere il lavoro al centro dell'attenzione in questo particolare momento di crisi è fondamentale e necessita di una particolare considerazione da parte delle istituzioni. Un'attenzione che deve essere rafforzata perché il lavoro svolto dalle donne è il più penalizzato per una serie di fattori che si perdono nel tempo. Le statistiche dicono che le donne italiane sono tra le più istruite della Comunità Economica Europea. Eppure il livello occupazionale femminile in Italia è il più basso in tutta l'Europa. Nel lavoro autonomo i dati sono ancora più preoccupanti perché la differenza è dovuta alla professionalità che soprattutto fra gli artigiani è in parte svolta da operatori di sesso maschile e spesso nel commercio che è ancora meno redditizio perché di solito si tratta di contratti che discostano dalle ore effettive e dalle ore del lavoro svolto. Io penso che sia evidente che la mancanza di lavoro in questo periodo sia un fenomeno che va visto in tutta la sua complessività e non per genere di sesso. Tuttavia, un dato che noi sconforta è che la percentuale delle donne che si rivolge alle istituzioni assistenziali in questo periodo è lievitata in modo preoccupante. Certo. C'è una domanda che volevo farla. Scusa Annalisa, secondo te quali sono le priorità di intervento? Allora, innanzitutto il lockdown e il conseguente smart working ha in molti casi aumentato le difficoltà delle donne lavoratrici perché le mamme si sono ritrovate a dover gestire la famiglia con le scuole chiuse ed i figli a casa, che spesso sono piccoli, hanno bisogno di particolari attenzioni. Questa criticità ha messo in evidenza come la scuola italiana necessita di avere più attenzione per il tempo pieno e poter considerare così ai nuclei familiari di ritrovarsi la sera in serenità. Dovrebbero potenziare gli asili nidi nelle aziende ovviamente dove è possibile. La produttività se ne avvantaggerebbe e l'andamento familiare non subirebbe scossoni, perché molte donne sono costrette a abbandonare il lavoro per una mancanza di attenzione che alla fine è una perversa forma di insensibilità politica. Noi non riusciamo a capire come mai quando una qualsiasi azienda progetta i parcheggi per le macchine per i lavoratori non pensa ai figli delle lavoratrici. Nei progetti per lo sviluppo Italia, io, a mio avviso, non dovrebbe mancare una particolare attenzione per lo sviluppo civile della famiglia e di tutti i loro componenti. Certo, io la ringrazio dottoressa Sdrubolini, adesso grazie. Volevo inquadrare un altro aspetto molto importante che riguarda il lavoro, quello della formazione professionale che si è fermato in parte per il lockdown o quasi totalmente. Ecco, vorrei fare il punto con Paolo Cacciagrano, che saluto e ringrazio, direttore del CIAPI di Chieti, per cercare di capire soprattutto come ripartire, perché insomma se non c'è formazione non c'è lavoro. La formazione oggi più che mai è diventato un aspetto, una parte indispensabile del processo lavorativo. In passato la formazione, l'apprendere era, e il lavorare erano due percorsi distinti. Un giovane prima frequentava un corso di formazione, in particolare un corso tecnico, e alla fine di questo percorso entrava nel mondo del lavoro. Noi in Abruzzo abbiamo delle realtà in questo senso importantissime, la Sevel, la Pilkington, il gruppo Angelini, Procter & Gamble, tutti i dipendenti di queste grosse aziende prima hanno frequentato corsi tradizionali di formazione professionale e poi sono entrati in queste grandi aziende. Ma questi giovani, questi ragazzi, qui ho fatto un esempio di queste grosse aziende, ma posso fare anche gli esempi di aziende piccole e medie.
Ma negli ultimi anni le cose sono totalmente cambiate. Cioè, questi due percorsi che una volta erano distinti oggi si sovrappongono in gran parte, cioè essendo la formazione necessaria e un necessario aggiornamento per uno sviluppo continuativo per migliorare la competenza del sistema produttivo. Oggi c'è competenza, quindi formazione e lavoro vanno di pari passo. Il ragazzo che ha il curriculum più importante che possa avere oggi all'interno del mondo lavorativo, le sue competenze lavorative hanno una durata massimo di 1 o 2 anni, dopodiché se non si forma in continuazione esce fuori dalle tecnologie. Quindi la cosiddetta lifelong learning oggi è indispensabile, la formazione per tutto l'arco della vita. Però bisogna anche dire che tutta questa nuova trasformazione del mondo lavorativo ha creato delle grosse discrepanze. E mi viene da pensare che i mestieri più tradizionali, una volta importantissimi, oggi non vengono più finanziati dalla formazione pubblica. Io mi riferisco ai saldatori, tornitori, fresatori, che, ripeto, il sistema pubblico non incentiva più. E sempre per fare un esempio del nostro territorio, ci sono grandi aziende come la Walter Tosto, che nel proprio organico impiega molti saldatori, non può più attingere dai corsi tradizionali di formazione, ma è costretta a fare formazione per proprio conto. Quindi la trasformazione oggi si è spostata in particolare su questi nuovi mestieri. È giusto che sia così. Oggi parliamo di nuova tecnologia, quindi quali sono oggi i mestieri che maggiormente vengono richiesti dal mercato del lavoro? Il web designer, il social media manager, il digital marketing, il security manager. Sono tutte queste figure professionali che oggi possono trovare lavoro. E per concludere volevo anche dire, porre un accenno, che c'è anche un mercato di nicchia, forse che potrebbe far anche sorridere, ma invece è molto richiesto. E questo devo dire che la formazione pubblica ha messo alcuni soldini per questo tipo di attività. Mi riferisco a un corso di decoratore di torte o di addetto alla preparazione del sushi, o addirittura c'è un corso pubblico per il pilota di droni, e addirittura le attività green che oggi rivanno di moda ha rispolverato un vecchio mestiere che è il meccanico di biciclette. Quindi novità da una parte e anche riscoperta in questi ultimi tempi di attività e mestieri antichi. Grazie Gracciagrano, molto interessante lo spaccato che lei ci ha descritto. Adesso parliamo di chi il lavoro non ce l'ha. I nuovi poveri, oltre ai vecchi poveri in qualche modo, chi li assiste? Ecco, il contributo che abbiamo chiesto è quello di Luca Fortunato, che dirige la Capanna di Betlemme a Chieti, una struttura assistenziale sempre in piena attività. Piacerebbe lavorare di meno, probabilmente, vorrebbe dire assistere meno persone, ma non è così, e soprattutto non è così anche dall'inizio della pandemia. Fortunato. Buongiorno a tutti, non so se il mio audio arriva. Benissimo. Si sente? Ok, grazie per l'invito, è davvero un piacere, anche mi date un po' la possibilità di essere voce di chi non ha voce, questo è importante. Nell'ultimo anno appunto c'è stato un impoverimento grandissimo, quindi anche persone che ad oggi ancora tra virgolette risultano avere un ISEE di 30.000 euro, ma in realtà sono persone che nell'ultimo anno sono arrivati a vivere sotto la soglia della povertà, assieme poi alle persone che erano già in una povertà cronica, perché naturalmente non essendoci stato nessun passo in avanti, molte persone che magari avevano gli strumenti psicologici, materiali di poter uscire da questa cronicità, ma non hanno proprio avuto la possibilità. Quindi come lei mi ha fatto questa domanda un po' legata all'assistenza, ecco, più che assistenza voglio parlare di prossimità. Perché l'assistenza poi viene ritenuta una scarsa soluzione, certo è necessaria, a volte si viene criticati di scadere solo nell'assistenzialismo, invece la prossimità volta all'eradicazione dalla povertà, quindi a questo deve riguardare tutti, quindi di per sé la Capanna di Betlemme non solo come casa di accoglienza, ma ormai ha sviluppato dei servizi che
a me non piacciono usare non mi piace sempre usare i termini inglesi, si chiama coaching sociale, che non è altro, quindi, attraverso la prossimità, l'ascolto di chi è in difficoltà, capire che risorse ha, non solo economiche e materiali, ma proprio che risorse ha interiori, in che stato si trova in quel momento psicologico, e quindi fare un accompagnamento ad un recupero psicologico, a capire quali diritti ha in questo momento, perché tanta gente magari in quel momento si è lasciata andare, non riesce ad avere le informazioni circa quello che oggi lo Stato può offrire o le associazioni possono offrire per uscire da questa situazione assurda. E quindi un po' c'è questo stile, c'è questa modalità nuova, appunto, quindi assistenza non rende l'idea, ma prossimità, amicizia, ascolto, accompagnamento, tutoraggio rende l'idea. Però in questo noi non abbiamo la delega unica. Certo, magari abbiamo questa maggiore capacità di entrare in empatia con questi fratelli e sorelle che sono in difficoltà, che non hanno il coraggio di parlare, che non hanno il coraggio anche di dire a un parente sono in difficoltà perché si vergognano. Quest'anno abbiamo una fascia di persone che non si era mai rivolta alle Caritas, non si era mai rivolta ai servizi sociali e si vergogna ad andare, magari per una domanda lecita, per un bonus di cui hanno diritto, provano davvero vergogna, che è una cosa un po' assurda, è un loro diritto, noi non ci stanchiamo mai di dirglielo. Quindi allo stesso tempo davvero dobbiamo far passare il messaggio che essere in difficoltà non c'è da vergognarsi, essere in uno stato di bisogno non c'è da vergognarsi, perché a volte l'abbiamo visto anche quest'anno, se ai poveri viene dato un diritto, ora non sto qua a aprire nessuna polemica, ma allora ci si accanisce contro i poveri perché si è quasi gelosi che loro abbiano il diritto, no? E quindi allora poi ci si vergogna di dire di essere poveri. Quindi dobbiamo davvero lottare insieme, nessuno appunto a queste delega. Noi con le ACLI, per esempio, abbiamo a livello nazionale, a livello cittadino, provinciale, facciamo un grande lavoro insieme, davvero di prossimità, e per accompagnare e far capire a queste persone che diritti hanno. E quindi più che assistenzialismo, davvero è un prendersi per mano e uscire da questa condizione. Bene. Ma c'è un segreto: anche chi dà la mano per tirare fuori da questa situazione, in realtà viene tirato fuori dall'egoismo, dall'egocentrismo e anche dal senso di infelicità. E per questo invito tutti allora davvero a farsi prossimi, davvero ognuno anche con la sua professionalità. Stiamo mettendo giù un team di professionisti anche nelle materie sanitarie per dare una disponibilità alle persone che si sono impoveriti, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie, anche perché Luca Fortunato ha introdotto il tema che stiamo per approfondire con un altro intervento che abbiamo registrato con Stefania Rossetti, vale a dire appunto offrire dei servizi alle persone che hanno difficoltà. Penso per esempio al reddito di emergenza, che peraltro scadeva proprio oggi, invece c'è stata per fortuna una proroga fino al 31 di maggio per poter accedere, perché c'erano state poche domande, poca informazione. Ecco, su questo è importante anche il ruolo dei patronati, e su questo ascoltiamo appunto per i patronati della vostra rete ACLI Stefania Rossetti, che è la direttrice provinciale di Chieti Pescara. I lavoratori e le loro famiglie hanno da sempre nel mondo delle ACLI un ruolo fondamentale. Questo è insito proprio nel nostro nome, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, che è un valore fondamentale della nostra associazione. Noi seguiamo i lavoratori dall'inizio della loro carriera lavorativa fino alla fine con il pensionamento. I lavoratori si recano presso i nostri uffici al momento dell'assunzione per la compilazione delle detrazioni e per la compilazione del modello degli assegni familiari e molto spesso anche per la scelta del TFR. Durante la carriera lavorativa aiutiamo per la compilazione del modello 730 e per la compilazione dell'ISE, sempre più importante a livello socioassistenziale per il lavoratore e per la propria famiglia. Le lavoratrici vengono da noi per avere assistenza nella maternità e nei bonus ad essa correlati, quali il premio alla nascita e il bonus bebè. Il lavoratore che ha perso lavoro si rivolge ai nostri uffici per la richiesta della disoccupazione. E se non dovesse rioccuparsi, ha la nostra assistenza per la compilazione del reddito di cittadinanza e del REM. La nostra tutela si conclude con la compilazione della pensione.
Queste dunque, insomma, le varie prestazioni su cui c'è un supporto da parte della rete ACLI. Noi adesso ci fermiamo, adesso però entriamo nella parte conclusiva in cui affidiamo prestigiosissime conclusioni agli ospiti che devono ancora intervenire aspettando questo 1° maggio. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio per la parte conclusiva di queste nostre riflessioni, di questi contributi che abbiamo ospitato sul 1° maggio, che ormai sta per avvicinarsi, perché insomma siamo a ridosso quasi della mezzanotte, e conclusioni prestigiose che affidiamo intanto ad una autorevolissima voce della altissima formazione nella nostra regione, dell'Università d'Annunzio, la prorettrice professoressa Augusta Consorti, che io saluto e ringrazio e che ha ascoltato sin dall'inizio tutti gli altri interventi, prorettrice ma anche economista. Ecco, una sua analisi del quadro occupazionale nella nostra regione, ecco, ci può aiutare, professoressa, anche a capire quali sono le prospettive verso le quali andiamo in questa fase così critica. Appunto, la parola crisi, diceva padre Emiliano, ha una sua particolarità, insomma, anche in senso positivo, questa fase che stiamo attraversando e da quale speriamo di uscire al più presto, professoressa. Sì, grazie direttore innanzitutto per l'invito. E dopo, io ho ascoltato davvero con grande interesse tutte le testimonianze, soprattutto quelle degli imprenditori che hanno vissuto sulla propria pelle quello che significa il termine crisi. Però ha ragione padre Emiliano, dobbiamo essere positivi e dobbiamo partire dal concetto che dalla crisi, se si hanno idee buone, si può uscire, e si può uscire migliorando il contingente. Non ci dimentichiamo che anche prima di questa maledetta pandemia non è che navigassimo, diciamo, in acque tranquille. Dobbiamo distinguere tra quelli che sono i problemi contingenti, che noi dobbiamo vedere già come superati, ma lo dobbiamo soprattutto alle persone. C'è stata la testimonianza, la penultima testimonianza, in cui si parlava dei nuovi poveri, di coloro che si vergognano di chiedere, veramente molto toccante. Noi per loro dobbiamo assolutamente pensare non più alle soluzioni contingenti, ma dobbiamo pensare al futuro. Pensare al futuro significa innovare, pensare al futuro significa avere idee che ci portino oltre, che ognuno per la propria competenza deve in qualche modo contribuire a far rilanciare questo, il mercato del lavoro, a far rilanciare l'Italia, il nostro territorio, per renderla sempre più competitiva. Chi ci ha salvato? Chi è che ci ha salvati? Sento un ritorno, non so. Sì. Allora, professoressa, io le volevo. Sento un ritorno. Comunque, sì, ecco. No, le volevo chiedere, professoressa, una particolare testimonianza dal mondo dell'università. Che cosa ha rappresentato quest'anno per l'università? Anche la voglia di voler ripartire con l'attività in presenza per voi. Sì, assolutamente. E infatti volevo parlare anche di questo. Anche l'università dopo la pandemia non sarà più la stessa. Comunque era un processo di trasformazione che era già iniziato. Ma davvero attualmente sembrano passati secoli da quando l'università tanto più era chiusa, tanto più si mostrava autorevole. Ora lo avete un po' verificato tutti, soprattutto coloro che hanno dei figli iscritti all'università, che oggi l'università è entrata nelle nostre case un po' come la televisione. Cosa deve produrre l'università? Cercherò di essere sintetica. L'università deve produrre innovazione per il lavoro. E come lo deve fare? Lo deve fare attraverso la ricerca, attraverso la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e soprattutto attraverso la formazione continua, così come diceva prima Cacciagrano. Che significa innovazione? Innovazione è una sorta di ormai imperativo categorico per il sistema universitario, sia regionale che nazionale.
cioè formare, cercare di individuare quali sono le nuove domande, non più dare semplicemente risposta alle domande, individuare le nuove domande per individuare nuovi percorsi didattici, nuovi strumenti didattici, per formare figure professionali che sono in continuo mutamento, perché in continuo mutamento, ed è veloce questo mutamento, è il mercato del lavoro. Ma io, tutti noi abbiamo una grandissima fiducia nella capacità innovativa dei nostri imprenditori, li abbiamo sentiti all'inizio di questo incontro, come le idee che hanno l'umiltà, come diceva padre Emiliano, hanno l'umiltà, hanno il coraggio di prendersi sulle spalle la responsabilità dei lavoratori e hanno anche la competenza. Ecco, su questo punto ci dovremmo soffermare, ma non abbiamo tempo. La competenza è importante e l'università può svolgere un ruolo fondamentale rispetto alla competenza. Certo. Mimmo voleva... Sì, io volevo chiedere alla professoressa se la nostra università, l'Università d'Annunzio, ha dei collegamenti anche col mondo dell'imprenditoria. Cioè, la mia domanda sostanzialmente è questa. Dopo che i ragazzi hanno raggiunto il livello, hanno superato gli esami, hanno preso la laurea, l'università ha un modo per accompagnarli anche nel mondo del lavoro, oppure il lavoro si ferma e poi i ragazzi vengono lasciati un attimino così da soli a doversi orientare? Guardi, soprattutto in questi ultimi anni abbiamo fatto tantissimo in tal senso, è la cosiddetta terza missione, quindi oltre alla ricerca, alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e ovviamente alla formazione continua, la cosiddetta terza missione ci permette di essere in contatto continuo, abbiamo istituito un tavolo permanente di consultazione con il mondo del lavoro, con i rappresentanti di tutte le categorie delle imprese, insomma, tutto il sistema produttivo è in collegamento con noi e noi da loro prendiamo le idee anche per cambiare continuamente quelli che sono i nostri percorsi formativi. Organizziamo giornate in cui gli studenti si confrontano nelle nostre aule con gli imprenditori. Ci sono stati, adesso i numeri probabilmente non glieli saprei dire giusti, però tantissimi ragazzi sono stati presi per stage, ma anche per posizioni di lavoro a tempo indeterminato dalle aziende non solo del territorio ma anche aziende internazionali. Stiamo facendo veramente molto e non solo la D'Annunzio, ma posso parlare, mi permetto di parlare anche per tutto il sistema universitario abruzzese. Bene, grazie professoressa, grazie per aver ascoltato anche oltre che per essere intervenuta, evidentemente è stata interessante la nostra trasmissione, grazie. Molto, grazie. Le chiedo ancora di ascoltare perché sono interventi molto interessanti con i quali concluderemo la nostra trasmissione, tra cui quello dell'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, benvenuto Damario. Io mi permetti di aggiungere che è anche un dirigente delle Agli, peraltro, insomma, ci sono molti, molti volti Agli in questa trasmissione, insomma, cioè, siete una bella lobby un po' in tutte le attività, tra cui appunto quella istituzionale della Regione Abruzzo. E lui è l'assessore, mentre c'è l'assessore alle politiche attive del lavoro, che è quaresimale, lui è l'assessore che deve fare il difensore, calcisticamente parlando, perché deve cercare di conservare posti di lavoro e quindi è impegnato sui tavoli delle tante vertenze che vengono coinvolti lavoratori abruzzesi. Ecco, Damario, ci può dire qual è la situazione dal suo osservatorio oggi in Abruzzo per quel che riguarda anche i rischi di perdere posti di lavoro e le attività che si stanno svolgendo insieme a sindacati, ai rappresentanti del territorio per salvaguardare l'occupazione in queste difficili vertenze? Innanzitutto grazie dell'invito e poi un saluto caro ai tanti amici della famiglia, della grande famiglia delle Acli che vedo collegati. Ma sicuramente è un periodo difficile che dovremo affrontare sicuramente con tanta
forza, con tanta speranza, sicuramente con positività, però è inutile negarci che sicuramente il prossimo anno secondo me sarà uno degli anni più duri dal dopoguerra ad oggi. Noi sicuramente oggi la situazione del lavoro per quanto riguarda la grossa impresa è cristallizzata dal fatto che non è possibile licenziare, però sappiamo già che fra qualche mese ci troveremo ad affrontare difficoltà enormi, però difficoltà che potremmo superare sicuramente con la grande opportunità che ci è offerta oggi dal PNRR, che mette a disposizione delle somme ingenti che se noi siamo bravi a sfruttare potrebbero costituire sicuramente una ripartenza. È ovvio che la pandemia ha fatto danni incalcolabili, soprattutto ha accelerato anche alcune evoluzioni già in corso nel mondo del lavoro. Se noi pensiamo al commercio, tutto ciò che rappresenta oggi il commercio online, per cui se le aziende oggi non capiscono che ci sarà un nuovo modo di acquistare da parte della gente, che questo modus operandi è stato accelerato in maniera esponenziale dal fatto di non poter uscire e quindi avere la necessità che i negozi ti portassero il prodotto a casa. Quindi se non capiamo questa occasione, se non capiamo questa evoluzione, sicuramente avremo grosse difficoltà. Certo, il mondo della grandissima impresa, fondamentalmente, almeno per quanto riguarda l'Abruzzo, fino ad oggi ha tenuto, voglio dire, abbiamo aziende, prima sentivo che si parlava di Paolo Cacciacano parlava di Sevel, parliamo comunque di realtà che oggi tengono, addirittura assumono. Quindi sotto questo aspetto della grande impresa non sarei troppo preoccupato. Certo, ci sono anche realtà che scontano anche più che il periodo di crisi, il periodo, pensiamo a tutto il comparto dell'automotive legato al discorso di Stellantis, quindi sicuramente avremo delle difficoltà. Certo che il prossimo futuro sarà, dovremo concentrarci sicuramente su due linee. Uno è quello del welfare, che avete detto voi, di non lasciare nessuno indietro. Le persone che oggi non hanno un'opportunità, nessuno se le deve dimenticare. E sicuramente non vanno lasciati indietro, gli va data un'opportunità, e questo sicuramente con la formazione, con gli incentivi, con tutto quello che abbiamo detto. E sicuramente però il prossimo triennio sarà caratterizzato sicuramente dalla grande occasione che dovremo avere con l'innovazione digitale e con la transizione ecologica, che grazie appunto ai fondi messi in campo dal PNRR rappresenteranno sicuramente un'occasione che non potremo sicuramente non sfruttare. Noi come regione non sappiamo ancora precisamente il ruolo che ricopriremo in tutta questa gigantesca partita del Recovery Fund, ma sicuramente diremo la nostra per quanto riguarda gli indirizzi che lo Stato ha già dato, e sicuramente saremo i soggetti attuatori di questo grande disegno che il governo ha dato a questa immensa opportunità, che non voglio dire sarà l'ultima, ma sicuramente se non la sfrutteremo avremo dei guai seri. Bene, grazie Assessore, buon lavoro. Presidente Manfredoni, intanto grazie davvero per il suo prestigioso contributo. Si è fatto un'idea di quello che è successo in Abruzzo, che credo non sia molto diverso da quanto accade in tutto il resto d'Italia alla vigilia di questo primo maggio. Che colore vogliamo dare a questo primo maggio, visto che parliamo tanto di colori in questa Italia, Presidente? Ma diamogli il colore verde, perché bisogna ripartire, no? È una ripartenza, quindi... È vero che oggi parlare di festa del primo maggio sembra un po' assurdo, no? Rispetto a tutte le situazioni che abbiamo anche ascoltato, e scusate, approfitto anche veramente per ringraziarvi di questo invito e di aver ascoltato, ecco, tutte queste esperienze molto, molto importanti. Ecco, un dibattito veramente ricco e molto, penso, proprio utile. Ecco, il primo maggio lo festeggiamo però perché ci ricorda anche tutte le lotte per la dignità del lavoro, per l'oppressione. Ecco, il primo maggio è una festa perché ci ricorda anche una questione di riscatto del lavoro. Per questo, come Acri, abbiamo voluto intitolare
un po' il nostro documento e le nostre iniziative in tutta Italia con Ripartiamo dal coraggio del lavoro. Io penso che il coraggio appunto sia la parola più importante, il coraggio che hanno dimostrato questi imprenditori nel voler comunque resistere ai colpi della crisi, ma di quanto coraggio devono disporre i lavoratori, Presidente, per poter sopravvivere a uno scenario ancora incerto? Ecco, si farà in tempo a cogliere tutte queste opportunità del recovery plan, oppure insomma, c'è il rischio che poi ci troviamo di fronte a una crisi rispetto alla quale non abbiamo ancora gli strumenti pronti, parlo delle riforme, parlo delle opportunità per poterla superare. Io faccio una, lungi da me avere tutte le risposte, però facciamo una proposta, vi propongo le tre C. Le tre C sono la conoscenza, la cooperazione e la conversione. La conoscenza è già stato detto da autorevoli interventi prima di me, la conoscenza, la formazione, le competenze professionali sono un po' quello che sono l'antidoto proprio anche per cercare l'antidoto più potente per eliminare le diseguaglianze, soprattutto in un mondo che sta cercando di avanzare attraverso le tecnologie. È necessario appunto che ci sia una formazione continua in azienda, ma soprattutto che ci sia una formazione dei giovani tale per cui possono specializzarsi e orientarsi nel mondo del lavoro, perché c'è anche richiesta di lavoro specializzato, quindi la formazione deve essere sempre più adeguata al tipo di richiesta che fanno le nostre aziende. Cooperazione, condivisione, è tutto quello in che riguarda anche la messa in rete di quello che è la politica, di quelli che sono gli imprenditori, di quelle che sono appunto le reti delle associazioni. Ecco, è importante che ci sia proprio una condivisione forte di in tutte le scelte, che si riparta dai patti territoriali. E la conversione è un tema cristiano, no? Ma è un tema molto forte, oggi si usano altri termini. Credo che ci sia bisogno di una conversione proprio di tipo di riformismo ecologico e sociale, no? dove non ci occupiamo soltanto della produzione perché dobbiamo produrre sempre di più, ma dobbiamo occuparci in modo particolare di come produciamo, di quali sono le cose positive che possono venire fuori da una comunità, da un territorio, anche nel mondo dell'impresa. Ecco, queste tre C sono un modo semplificativo, però per adunare anche un po' tutti i pensieri che credo le persone che mi hanno preceduto hanno spiegato molto bene. Certo, Presidente. Allora, noi stiamo per concludere, la voleva però salutare intanto e incalzare magari su un'ultima domanda il nostro Mimmo D'Alessio. Ma intanto saluto e ringrazio anch'io Emiliano Manfredone, che devo dire che è presidente delle ACLI nazionale da poco meno di 2 mesi, e quindi gli facciamo gli auguri per, non soltanto per questa carriera operativa all'interno del movimento, ma anche perché sta uscendo, mi ho autorizzato a dirlo, sta uscendo perché è stato colpito anche lui dal Covid, e per fortuna lo vediamo molto bene, sta uscendo. Ecco, io volevo dire a Emiliano questo, il discorso della comprensione, ma anche della speranza. Questo è un paese che durante il lockdown, durante questa pandemia, ha dimostrato nel giro di pochissimo tempo di sapersi riconvertire su una serie di cose. Mancavano le mascherine, all'improvviso poi siamo stati bravissimi a produrle, mancavano i prodotti per l'igienizzazione e siamo stati bravi nel giro di pochissimo tempo a riprodurle. Abbiamo inventato delle tecnologie pazzesche riconvertendole da un settore a un altro. Per cui io credo che noi l'Italia le capacità le abbiamo per poterci muovere e per arrivare anche forse prima degli altri. Forse la cosa che io, ecco, la cosa che vorrei chiedere ad Emiliano è che forse questo è un paese dove ancora troppo sono gli elementi che dividono le persone. Noi siamo ancora legati al mondo dei guelfi e dei ghibellini, le cose di destra, le cose di sinistra, le feste di destra, le feste di sinistra. Diciamo che il 1° maggio è la festa di tutti i lavoratori, ma anche la festa della Chiesa, perché il 1° maggio nel calendario liturgico è proprio la festa di San Giuseppe Operaio, per cui quindi è un momento importante. Allora noi abbiamo voluto, e ringrazio l'emittente Rete 8 e il direttore Carmine Perantuono, abbiamo voluto dedicare questo momento proprio a un momento di festa, deve essere un momento di festa e quindi anche un momento di rilancio. Ecco, allora a Emiliano voglio chiedere,
L'ottimismo per questo prossimo futuro, sicuramente ci saranno molti momenti di tensione, ma l'ottimismo per il prossimo futuro lo possiamo mettere un pochettino tutti, oppure dobbiamo pensare che dobbiamo stringere ancora molto la cinghia e doverci affidare al caso per vedere se l'Italia riesce a uscire fuori da questo grave problema economico e sociale, oltre che sanitario? Grazie Mimmo di questa domanda e poi ti saluto perché veramente sei un grande aclista, ecco, ho imparato molto da te, lo sai Mimmo, e anche da tutti gli amici aclisti che ci hanno accompagnato in questa trasmissione. Ecco, bisogna essere ottimisti in modo intelligente, parto anche da questa trasmissione. Spesso non si riesce a parlare del mondo del lavoro, delle difficoltà del lavoro, a creare alleanze, no, tra l'università, la politica, le associazioni, gli imprenditori, i lavoratori, chi accompagna le persone un po' più povere, un po' più smarrite sul mondo del lavoro. Voi con questa trasmissione siete riusciti veramente a unire tutti. Ecco, sono queste le cose che contano, sono le cose che devono servire all'Italia. L'Italia ha reagito benissimo, ricordiamoci il lockdown dell'anno scorso. Gli italiani hanno veramente avuto la capacità di stringersi e di reagire. Qual era la reazione principale degli italiani? Quella di stare in casa, no? Quella di avere rispetto l'uno dell'altro. Ecco, questo va portato anche nelle vicende economiche, nelle vicende politiche, nell'organizzazione dell'impresa. Quello di avere delle relazioni capaci, rispettosi, alleanze appunto per poterne uscire. La politica deve svolgere ora un ruolo importantissimo. La politica deve smettere di pensare al tweet che deve lanciare dopo un minuto, deve rinunciare alla logica del consenso subito, ma deve lavorare in una prospettiva futura. Dico, non deve pensare alla fine della giornata quanti voti ha guadagnato, quindi pensare al tramonto, ma deve pensare all'alba del giorno dopo, all'alba delle nuove generazioni. Le trasformazioni che ci vengono chieste sono fondamentali, importanti, ma non si realizzeranno in un giorno, non produrranno un risultato immediato. Dobbiamo avere pazienza, diffondere fiducia, parlarne e veramente però fare delle scelte che abbiano il consenso più ampio possibile. Per questo è importante avere la prossimità, la sussidiarietà, cioè cercare insieme di trovare le soluzioni migliori e allearci per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Il PNRR non è una questione solo di soldi, ma deve essere anche una questione di come convertiamo proprio la nostra capacità di stare insieme, la nostra capacità di essere alleati tra generazioni. E questo io mi auguro, e come ACLI cercheremo di fare la nostra parte, soprattutto sulla coscienza delle persone. Bene, grazie Presidente. Grazie. Noi le facciamo tanti auguri, ma comunque la vediamo già in forma per tutto quello per noi da parte nostra è possibile augurarle per superare questo momento di difficoltà. Noi ovviamente ringraziamo Mimmo D'Alessio, ringraziamo tutti coloro che sono stati collegati su Zoom dall'inizio alla fine, ce ne sono ancora tanti che stanno seguendo da spettatori questa trasmissione mentre la registriamo, mentre invece essendo andati in onda a partire dalle 22, siamo quasi al 1° maggio, Mimmo. Allora facciamo tanti auguri ai lavoratori abruzzesi e italiani. Grazie a tutti e buon 1° maggio. Arrivederci.